Il bruchetto Renato. Il bruchetto Renato era sempre affamato, mangiava tutto il dì e gli piaceva così. Se qualcuno lo derideva, sapete cosa rispondeva? Mi piace tanto mangiare, che cosa ci posso fare? Ma un giorno di primavera qualcosa in lui di diverso c'era. Gli venne voglia di filare e un vestito iniziò a preparare. Se lo cucì indosso, bel bello, gli andava proprio a pennello. Lesto, lesto riuscì a finire, finché stanco si mise a dormire. Dormì a lungo. Di giorni ne passarono sette, finché non sentì spuntare delle alette. Aprì gli occhietti, guardò in alto e c'era il sole. E non ci fu bisogno di parole. Spiegò le ali variopinte belle e volò in cielo con le sue sorelle. Si posò di fiore in fiore. E arricchì il mondo con il suo colore. La storia è finita. Ora, bambini, potete provare voi a fare il ritorno grafico del racconto. Avete voglia di fare un bel disegno? Dai, siete bravissimi! Ciao ciao!